Beata Enrichetta Alfieri, 1891-1951. Aveva appena 30 anni e già stava per morire, devastata da una tubercolosi ossea localizzata alla colonna vertebrale che l'aveva quasi completamente immobilizzata. Era una suora di carità della congregazione di Santa Giovanna Antida Turè, nata nel 1891 a Borgo Vercelli, un paesino circondato da risaie. Vi aveva trascorso un'infanzia serena e un'adolescenza buona e laboriosa. Al battesimo l'avevano chiamata Maria Angela Domenica, tutti nomi che sembravano già preludere alle sue caratteristiche più personali. Giudiziosa, delicata, dolce, così l'avevano definita in casa, e nessuno si era meravigliato quando a 20 anni la ragazza aveva deciso di seguire l'esempio di due zie entrando nel loro stesso istituto, affascinata dal fatto che quelle suore si impegnavano con un voto particolare a una totale dedizione ai poveri. Le avevano fatto compiere gli studi magistrali fino a ottenere l'abilitazione all'insegnamento elementare. Poi aveva emesso la professione religiosa e aveva cominciato a lavorare nell'asilo infantile di Vercelli. Ma dolori insopportabili alla schiena l'avevano confinata in un'infermeria dove si era dovuta assoggettare ripetutamente a esami e tentativi di cure che gli stessi medici prevedevano inutili. Suor Enrichetta decise allora di soffrire bene, con dignità, con amore, con dolcezza e con fortezza, anche se col passare dei mesi si aggravava sempre di più. Chi l'assisteva o la visitava restava stupito dalla pace che traspariva dal suo volto. Nell'agosto del 1922 decisero di portarla a Lourdes col treno dei malati, sperando in un miracolo. Non accadde nulla di straordinario, ma lei sentì che una grazia particolare le era stata versata in cuore. Dopo alcuni mesi la situazione divenne insostenibile. La malata non riusciva nemmeno a muovere le braccia o ad aprire gli occhi, tanto che le amministrarono l'estrema unzione. Seguì una settimana di dolori atroci. Ma qui vale la pena di ascoltare il racconto dalle sue stesse labbra. Il 14 febbraio del 1923, anniversario della seconda apparizione di Lourdes, i dolori si fecero così terribili che io chiesi di essere bagnata con l'acqua della grotta, ciò che l'infermiera fece di buon animo recitando 3 Ave Marie. Durante la recita della prima e della seconda Ave, io feci lo sforzo di aprire gli occhi, ma inutilmente, anzi i dolori aumentarono all'eccesso. Alla terza invece, senza nessuna fatica, li aprii e riacquistai la vista. Un'ora dopo, pure anch'io recitai 3 Ave e potei muovere e alzare le braccia, fare il segno della croce e qualsiasi altro movimento con meraviglia di tutte. Poi la situazione tornò come prima e furono altri 10 giorni di passione inenarrabile. La mattina del 25 febbraio, anniversario della nona apparizione della Madonna, Enrichetta è sola in camera perché tutta la comunità sta ascoltando la Santa Messa. Aggravata da dolori acutissimi e arsa dalla sete, con sforzo indicibile riuscì a prendere tra le mani la boccetta contenente l'acqua della Madonna, portarla alla bocca e berne un piccolissimo sorso, mentre invocai la Vergine Santissima con grande fiducia. Per pochi minuti rimasi come svenuta, e in questo momento sentì una voce che mi diceva: alzati. E a un tratto mi trovai quasi seduta sul letto, libera da ogni dolore. Meravigliata e confusa, non potendo darmi ragione dell'avvenuto, scesi dal letto e uscii dalla camera per andare in cerca delle suore che in quel momento uscivano dalla chiesa. Alcune prese da meraviglia mi giudicarono delirante o fuori di me, ma io protestavo affermando di essere guarita. E fu veramente così. Non vogliamo qui continuare a raccontare gli esami, le verifiche cui Enrichetta dovette sottoporsi.
Ci interessa la questione essenziale. Chi riceve un miracolo di questo genere, la piena guarigione dopo 4 anni di agonia, riceve evidentemente in dono una seconda vita, ma di solito non ci viene raccontato come poi essa sia stata vissuta. Nel caso di Suor Enrichetta invece si dipana da quel giorno in poi il racconto lineare di una esistenza totalmente restituita in dono, e tale restituzione cominciò con un secondo viaggio a Lourdes, questa volta da infermiera a servizio di altri malati, dove si recò per ringraziare la Madonna e per offrirsi nuovamente a lei nel segreto del cuore. Poi raggiunse la comunità religiosa che le era stata assegnata. Quando nel maggio 1923 mise piede per la prima volta nel carcere milanese di San Vittore, Suor Enrichetta sapeva a chi era destinata la sua nuova vita. La convenzione che allora regolava la presenza e la missione delle suore nel reparto femminile del carcere non era facile né accomodante. Di fatto le suore dovevano vivere come recluse tra le recluse ed esercitare gli stessi uffici che nel reparto maschile esercitavano i secondini. Era compito delle suore vigilare su tutti i servizi, dal riscaldamento all'illuminazione dei locali, alla distribuzione d'acqua, alla nettezza, compresa quella dei servizi igienici, dalla sorveglianza delle detenute operaie nei laboratori, alla salvaguardia del materiale da lavoro, dalla censura della corrispondenza, al garantire le ispezioni diurne e notturne, dal mantenere l'ordine e la sicurezza, a rilevare e denunciare le infrazioni disciplinari. Questi erano i regolamenti statali. La loro applicazione poi dipendeva in non piccola parte dal criterio delle suore, dalla loro bontà e dal rapporto che riuscivano a instaurare con le detenute istintivamente ostili ad ogni autorità. Ecco come le descriveva una suora assistente di quegli anni, specializzata in psichiatria. Le sciagurate creature che fanno il loro ingresso in carcere richiedono una particolare assistenza. Sono sempre, e spesso anche lo appaiono, come disumanizzate nella loro personalità, e cioè timorose, diffidenti, ostili, perché lo stato di coercizione nel quale sono costrette le rende istintivamente avvertite dell'ostilità di cui la società le fa oggetto. Dal viso spasmodicamente contratto, dagli occhi incupiti da bagliori di ira mal repressa, è facile rilevare il travaglio interiore di queste povere creature e quanto sia difficile prestare loro aiuto, perché dal loro stato d'animo sono indotte ad una diffidenza indiscriminata. In carcere le suore si trovavano in una posizione che dovevano conquistare ad ogni nuovo ingresso. Dapprima le carcerate le consideravano con sospetto, quasi come nemiche, poi si affezionavano perché intravedevano in esse una rara purezza di cuore e di mente, di cui avevano comunque bisogno in quell'ambiente tetro e di natura sua violento. Così quando nel 1925 a San Vittore scoppiò una rivolta nella sezione maschile, le suore furono allontanate per precauzione e a riportare l'ordine intervenne duramente l'esercito, ma poi fu la sezione femminile a ribellarsi, iniziando uno sciopero della fame perché volevano ad ogni costo le suore. Se poteva accadere anche che qualche suora si conformasse un po' troppo nel linguaggio e nei modi all'ambiente brusco del carcere, spesso per vincere la propria timidezza o paura, Suor Enrichetta si distingueva per un di più di signorilità e di tenerezza. Di quella comunità era superiore a proprio la zia di Enrichetta, che ebbe così una guida saggia e comprensiva. E i testimoni furono subito concordi nel definire la nuova arrivata dolce, delicata, premurosa e tuttavia ferma, decisa. Era umile, semplice, sobria, cortese, amabile con tutti, instancabile nella carità. Ispirava fiducia, dava sicurezza e trasmetteva a tutti una sensazione di pace. Non stiamo tratteggiando un quadretto oleografico, ma esprimendo una persuasione teologica. Chi riceve da Gesù il miracolo di sfuggire alla morte
porta necessariamente con sé nel carattere e perfino nel corpo qualche segno di una anticipata resurrezione. Tanto più quando riceve da Dio la missione di spendere la nuova vita per consolare dei condannati. Fu per questo che Sora Enrichetta fu definita ancora vivente l'angelo e la mamma di San Vittore, il carcere dove restò per circa 27 anni, gli ultimi 10 come superiora, lasciandovi una impronta incancellabile. Non si alterava mai. Per farsi obbedire o per sedare qualche litigio tra le carcerate non aveva nemmeno bisogno di alzare la voce. Le detenute con lei non si rivoltavano mai. Sapevano che quella suora si prodigava con tutte le forze per umanizzare la prigione e rendere abitabile l'inferno, erano le loro parole. Nonostante avesse una salute piuttosto fragile, era incredibile la sua resistenza. Ogni giorno passava lunghe ore ad ascoltare le detenute che si mettevano letteralmente in fila per avere un colloquio con lei. A chi le esortava a non esagerare rispondeva: «Vedi, questa poveretta ha già tanto dolore in cuore, io devo ascoltarla. Ogni donna qua dentro ha un grande repertorio di dolore che noi non potremo mai capire fino in fondo. Bisognerebbe calarsi nella loro esperienza per rendersene conto». E a tarda sera, quando gli uffici erano chiusi, lei li ascoltava nel giardinetto interno delle suore, dove era stata costruita una grotta di Lourdes, e se qualcuno lo voleva, concludevano l'incontro con una preghiera alla Madonna. Tutte poi si accorgevano dei cambiamenti e a volte accadevano perfino conversioni clamorose. Nel 1939, quando l'Italia stava per entrare in guerra, Enrichetta fu nominata superiore della comunità e responsabile di tutto il servizio della prigione. Fece subito capire che per lei era essenziale affermare e riconoscere nei fatti la dignità delle singole detenute, e questo lei esigeva anche da avvocati, medici, guardie e parenti. La persona non coincide con i suoi errori, spiegava, e parlando delle prigioniere le chiamava care creature. Tra le suore non ammetteva alcun pettegolezzo o alcun riferimento al motivo per cui erano state imprigionate. Richiamava le consorelle se facevano parzialità nel modo di trattarle, ricordando loro che bisognava essere accoglienti con tutti perché Cristo è in tutti. E le esortava a interpretare con estrema larghezza il regolamento carcerario quando era in gioco la dignità delle persone, di cui sapeva individuare e soccorrere in fretta necessità nascoste. In tutto doveva valere il primato della carità. L'incarico speciale che la superiore si era riservato era quello di assistere le ultime ore di tutti coloro che venivano condannate a morte in quegli anni. Ricorreva a ogni stratagemma per far avere un pasto normale anche alle detenute punite a pane e acqua. Accettava in dono pacchetti di sigarette per le prigioniere abituate a fumare, e pazienza se il signor direttore si inquietava, e aveva fatto attrezzare per loro biblioteca e laboratori scolastici, oltre che un asilo nido per i bambini nati e cresciuti in carcere. Quando voleva parlare a tutte le detenute, in qualche ricorrenza importante o qualche questione di interesse comune, bastava far passare la parola da una cella all'altra, perché tutte, nessuna esclusa, si presentassero spontaneamente alla messa domenicale. Al termine, suora Enrichetta le intratteneva amichevolmente, dicevano che lei parlava col sorriso del cuore. Questo suo lavoro per umanizzare la prigione subì prove molto pesanti, che chiesero a tutte le suore un vero e continuo eroismo durante gli anni di guerra, quando dovettero resistere a ripetuti bombardamenti, a vere rivolte che devastarono il carcere, anche se nessuno osò mai fare male alle suore o penetrare nel loro appartamento. Quando anche il carcere fu colpito, i detenuti furono smistati in altri istituti penitenziari e le suore disperse in altri conventi. Il 10 settembre 1943 i tedeschi occuparono Milano. Si impadronirono di San Vittore e il carcere fu riempito con nuovi detenuti e detenute, non più delinquenti comuni, ma prigionieri politici ed ebrei.
questi ultimi confinati all'ultimo piano del quinto raggio, dove nessuno poteva penetrare se non gli aguzzini. Di fatto il carcere fu gestito dai nazisti come campo di concentramento, ove non mancavano violenze e torture, da cui si usciva per essere avviati ai campi di sterminio. Le suore furono richiamate dai tedeschi per necessità, per salvare la faccia nella gestione del reparto femminile. E così, tra sorveglianti nazisti e le 11 suorine guidate da suore Richetta, cominciò una guerra senza esclusione di colpi, la guerra della carità contro la barbarie. 6 sorveglianti giravano a passo marziale davanti alle celle, pronti a urlare, imprecare e staffilare i prigionieri con un nervo di bue o a colpirli con mazze rivestite di cuoio. 6 il loro capo, caporal maggiore Franz Himmler, girava sempre accompagnato da un feroce cane lupo e lo aizzava contro i malcapitati ad ogni più piccola infrazione. Le suore sembravano moltiplicarsi per 1000. Erano dovunque, soprattutto là dove non avrebbero dovuto essere. Si interessavano di tutto, ce n'era sempre qualcuna che urlava, impaurita dal cane lupo, ma solo per avvertire i detenuti quando i tedeschi organizzavano qualche perquisizione a sorpresa, oppure qualche altra suora suonava distesa il campanello con la scusa che doveva chiamare la superiora per qualche loro urgenza, qualche altra continuava a sbagliare chiave quando doveva aprire le numerose inferriate. Sapevano le suore come trasgredire il regolamento rispettandolo. Se una prigioniera veniva gettata in cella di rigore o dove non era permesso il materasso, ma solo qualche coperta, le suore incaricate giungevano portando alla malcapitata 6 coperte. Se era previsto un regime a pelle d'acqua, portavano parte del loro cibo nascosto nelle tasche interne del grembiule. E la mattina, quando si recavano a messa nella chiesa vicina, suor Enrichetta ne approfittava per far arrivare al cardinal Schuster notizie sugli avvenimenti più gravi del carcere, richieste di aiuto, di intervento, avvertimento su nuovi arresti che i nazisti avevano programmato in città, incontrava velocemente i parenti dei detenuti, cui consegnava altri messaggi, poi tornava in carcere con le risposte scritte nascoste sotto la bianca pettorina o nei risvolti delle maniche e con le ampie tasche dell'abito piene di generi di conforto. Insomma, non solo Enrichetta soccorreva spiritualmente e materialmente i carcerati, ma si prendeva cura anche con notizie, avvertimenti, distruzioni di prove e quant'altro di persone esterne in pericolo di finire in carcere. Tra le 1000 testimonianze di prigionieri che vennero allora aiutati, faranno in seguito scalpore quelle di 2 personaggi che diverranno molto popolari in Italia: il giornalista Indro Montanelli, incarcerato con la moglie, condannato già a 30 anni con la quale però non poteva comunicare in alcun modo, e il futuro presentatore Mike Bongiorno, incarcerato con la madre, ambedue accusato di aver tenuto contatti con i partigiani. Scriverà Montanelli, col suo stile inimitabile: di nitido nella memoria mi è rimasto soltanto un fruscio, leggero, quasi impercettibile. Ma nel deserto delle giornate in cella divenne presto l'epicentro di ogni speranza o alternativa. Il fruscio era quello di suor Enrichetta. All'inizio quel fruscio benedetto annunciava un messaggio, poche righe buttate giù in fretta da leggere col cuore in gola, ma ogni parola riaccendeva la vita. Poi una notte ella aprì silenziosamente la porta della mia cella, non disse nulla, e sempre senza parlare mi guidò fino a dove si trovava mia moglie. Fu il primo di brevissimi ma innumerevoli incontri notturni. Solo chi ha provato la desolazione della prigionia può capire il valore dell'abbraccio di una persona cara. Per quei pochi istanti rubati alla disperazione, suor Enrichetta rischiava la deportazione, forse la vita. Né io né mia moglie fummo gli unici benefattori della sua coraggiosa carità. Fra tanti ricordo anche un Mike Bongiorno, non ancora ventenne, detenuto assieme alla madre, che era una cittadina americana. A San Vittore faceva lo scopino, cioè l'addetto a vuotare i buglioli delle celle, e ben presto divenne la colonna della caritatevole rete clandestina di suor Enrichetta. Il suo ricordo suscita in me la devota ammirazione che si deve ai santi, agli eroi, in questo caso a entrambi.
Mike Bongiorno era stato messo nel raggio della morte per intimidirlo e farlo parlare. D'accordo con suora Enrichetta, una guardia addetta ai servizi lo sceglieva spesso come aiutante, facendolo passare per operaio, per trasportare nel reparto femminile un enorme bidone d'acqua. Dovevano però attraversare l'infermeria e qui ad attenderlo c'era Enrichetta, che gli apriva la cella della mamma. Il cruccio più grave di suora Enrichetta però restava quell'irraggiungibile reparto destinato agli ebrei, dove erano stati ammassati vecchi, donne incinte, bambini, malati gravi. A loro erano riservate pene inaudite, la costrizione a camminare ininterrottamente nei pochi metri quadrati della cella, senza potersi mai sedere o accasciare, la drastica riduzione del cibo rispetto a quello già misero concesso agli altri detenuti, la privazione di ogni oggetto personale, la continua mancanza d'aria, le violenze continue per ogni minima infrazione. A loro favore c'era però una rete esterna di soccorso, veramente estesa, che faceva capo al cardinal Schuster e ad alcuni preti a lui direttamente collegati, che si era estesa anche all'interno del carcere e aveva in suore Enrichetta e nelle suore un punto di forza strategico, grazie al quale dentro il carcere fuori poteva scorrere un fiume di biglietti, di messaggi, di documenti, di avvertimenti. A volte erano le stesse suorine che si recavano da certe famiglie della città ad avvertirle di fuggire in fretta perché l'arresto era imminente. La superiora provinciale era al corrente di quel che combinavano le altre suore ed era anche preoccupata perché le sembravano peccare di troppa imprudenza, ma il cardinal Schuster faceva sapere: la superiora non può assolvere suora Enrichetta, ma io lo faccio volentieri. L'unico contatto diretto che ella poteva avere con gli ebrei rinchiusi nel famigerato reparto avveniva alle prime luci dell'alba, quando venivano caricati a decine come bestie sui camion per essere deportati. Allora Enrichetta ricorreva a ogni stratagemma, infrangeva ogni regolamento per esserci. E ci fu un episodio che ella non riuscirà mai a dimenticare. Quei poveretti che venivano spintonati sul camion, quando passavano davanti alla suora, tendevano le mani e lei dava ciò che poteva, acqua, cibo, qualcosa che potesse almeno alleviare il triste viaggio. A volte portava anche pezzi di coperte che aveva appositamente tagliato per poterle distribuire in modo che ciascuna avesse almeno un piccolo riparo. Un giorno giunse una donna con un bambino piccolo in braccio, ma la suora non aveva più niente. Se ne accorse una guardia che, ridendo sadicamente, le disse: «La suora non ha niente da darti, ci penso io». Le strappò il bambino e lo scagliò contro il muro. Enrichetta ebbe l'impressione che il cuore le si spezzasse, tanto che a sera era meravigliata ad essere ancora in vita. Un altro episodio le addolcì invece l'anima, perché accadde proprio col peggiore aguzzino, quel caporale Franz col suo cane Lupo che incarnava il terrore della prigione. Basta sapere che si era spinto fino a lasciare per 2 giorni il suo cane Lupo chiuso in cella con un ebreo e ne avevano tratto fuori solo un fagotto di ossa. Accadde dunque un mattino che c'era un altro carico di ebrei avviato alla deportazione e tra essi una mamma con una creatura in grembo e una bambinetta per mano. Con un impeto che poteva costarle la vita, Enrichetta fronteggiò il terribile caporale. «Se lei ha moglie e bambini», gli disse accorata, «pensi a queste creature che non hanno niente di diverso da loro, faccia qualcosa». Che cosa accadde in quel cuore che sembrava di belva noi non sappiamo, ma il caporale Franz non solo annullò la partenza di quei 2 poveretti, 3, ma ordinò la loro immediata scarcerazione. Comunque, il sospetto sulle suore cresceva quanto più la loro attività diventava frenetica. Ogni giorno dalle celle, da quelle celle, quelle che uscivano in città per qualche incombenza, tornavano cariche di biglietti di ogni specie di origine, nascosti nelle tasche, nelle maniche, nelle pettorine, nelle cuffie e nelle scarpe. Consegnavano tutto a suora Enrichetta e lei approfittava del suo ruolo di superiore per farli giungere a destinazione anche nei reparti più lontani. Il guaio scoppiò il 22 dicembre 1944.
Una nuova detenuta armena, moglie di un comunista particolarmente ricercato, insisteva per far giungere un messaggio ai familiari e sua Enrichetta resisteva perché la situazione era pericolosissima. Dopo giorni, cedendo alle continue insistenze, infine accettò di far recapitare un biglietto quasi illeggibile. Allora lei, per facilitare le cose, vi aveva aggiunto a mano qualche chiarificazione. Passò il biglietto a una guardiana, che di solito si prestava a fare da tramite, ma la persona che avrebbe dovuto recapitarlo lo consegnò all'indirizzo indicato senza rendersi conto di metterlo in mano a un poliziotto in borghese che stava già perquisendo l'abitazione. I tedeschi esultarono, finalmente avevano le prove del tradimento della superiora, che fu subito chiamata e dichiarata in arresto. Tentarono di perquisirla, ma desistettero davanti alla fierezza di lei che li intimidiva. A un nazista che le gridava in faccia chiedendole se non si vergognasse come religiosa a fare cose simili, rispose che si sarebbe vergognata a non farle. Preannunciandole la condanna a morte, la gettarono in una cella di rigore nei sotterranei. Nel gergo del carcere si diceva essere gettati ai topi, e l'espressione era da sé anche troppo eloquente. Racconterà poi Enrichetta nelle sue memorie: al momento non vidi altro che un buco più buio del sotterraneo, buio tanto da non distinguere dove fossi. Io, che da 21 anni ero in carcere, non avevo mai saputo dell'esistenza di simili tane, il cui uso probabilmente era venuto in vigore dopo solo quest'ultimo periodo di crudeltà inconcepibili. E si trovò così in una cella fetida, umida, buia, in cui non riusciva a distinguere nemmeno lo spazio né oggetto alcuno. Non c'erano finestre, ma solo un foro grande quanto un mattone. Subito si mise a sbriciolare le decine di biglietti che portava nascosti nell'abito, gettando i resti da quel piccolo buco nella parete. Conservò solo il denaro che le era stato dato per i prigionieri, perché apparteneva a quei poveretti, anche se sapeva di aggravare la sua condanna se glielo avessero trovato addosso. Intanto il carcere si era mobilitato. Le suore erano già ricorse al comando operativo tedesco e avevano ottenuto che la superiora fosse trasferita nel reparto grandi vigilati, sempre in isolamento, ma in situazione un po' più confortevole. A sera, sfidando le proibizioni e approfittando del fatto che i tedeschi erano a cena, che di solito si prolungava a lungo con abbondanti festini e ribagioni, cominciarono le visite. Prima venne di nascosto un magazziniere con un materasso e delle coperte pulite, poi un ufficiale della milizia, di solito ostile e cattivo, che le portava il libro di preghiere che le aveva domandato e un vasetto di frutta cotta inviato dalle suore. Nei giorni successivi si presentarono il portavivande, un ex ufficiale di marina, che di solito le aiutava a distribuire i messaggi e le portava di nascosto una boccetta di caffè nascosta nella blusa. Poi un avvocato che fungeva da dispensiere del pane e che volle ad ogni costo riordinare la cella anche negli aspetti più umilianti. Poi un dottore che le portava una medicina per il cuore, perfino il cameriere del comando tedesco che le portava un panino imburrato e il capo degli ortolani che le mandava qualche tavoletta di cioccolato. Non citiamo questi particolari per amore di cronaca, ma per far intuire come l'onda di carità che si era originata da sua Enrichetta e ancora continuava, ora giungeva a lambire anche lei, nonostante fosse in assoluto isolamento e nel reparto maschile. L'attenzione di tutti i carcerati la abbracciava e ognuno voleva farle pervenire un segno d'affetto. Qualcuno aveva perfino tracciato un segno di riconoscimento sul muro sotto la finestra della sua cella. Per 3 giorni non le fu concesso di scendere in cortiletto per l'ora d'aria. Il 4° giorno il permesso fu accordato e le suore poterono salutarla dall'alto delle finestre. Dovettero passare ancora dei giorni prima che le consorelle le comunicassero che per intercessione del cardinale di Milano il comando tedesco le risparmiava la fucilazione, ma esigeva comunque la sua deportazione in Germania. Enrichetta avrebbe preferito morire. Da allora non temette più perquisizioni o interrogatori, ma le giornate erano scandite da un'attesa che le stringeva il cuore. Ogni rumore insolito di giorno, di notte, poteva significare che era venuti a prelevarla, e tra le pene più grandi c'era l'assenza dell'Eucaristia. Enrichetta, prigioniera, pensava con struggimento alle sere in cui preparava le ostie e il vino per la messa dell'indomani, e aveva preso allora l'abitudine di baciare l'ostia grande prima di metterla sulla patena, perché diceva: domani mattina il Signore vi troverà il mio bacio. Finalmente un prete carcerato riuscì a portarle la comunione nel giorno della festa di Santa Teresa del Bambino Gesù.
quale comunione fu mai simile a quella? Non mi è possibile dirlo, solo Gesù sa, e lo so anch'io, che egli è immensamente soave e buono. Visse così 10 giorni in isolamento, ma al di là di ogni paura sapeva di dover onorare un conto aperto che aveva con le sue care creature, col suo Gesù. Durante gli anni del suo servizio le era infatti accaduto più volte di dire alle detenute che si lamentavano di essere costrette all'inazione: «Se io fossi al vostro posto, spenderei tutto il mio tempo nella preghiera». Ed ecco che quel tempo era improvvisamente giunto, ed Enrichetta lo passò pregando, facendo diventare preghiera anche le sue pene. Si diceva: «Che grazia poter pregare!» E se ne stava orientata verso la cappellina del carcere quando sapeva che le consorelle vi erano radunate. Dopo 3 giorni di cella, il mio piano era stabilito. La giornata scorreva tutta nella preghiera, se si eccettuano i pochi minuti di visite. I miei amici mi sorprendevano sempre in ginocchio e commentavano: «Voi fortunata che sapete e potete pregare». Poi, per l'intervento straordinario personale del Duce, le fu risparmiata anche la deportazione in Germania, ma doveva essere rinchiusa in un campo di internamento per suore e sacerdoti coinvolti nella Resistenza, ubicato nell'ex istituto Palazzolo gestito dalle suore poverelle a Grubello del Monte. Quando vennero a prenderla per portarla via da San Vittore si sentiva quasi in colpa. Se avessi potuto farli scarcerare tutti, allora sì che la mia scarcerazione sarebbe una gioia, ma così no. Soffrivo di doverli lasciare ancora in quel martirio oscuro e prolungato, chissà fino a quando. Mi sentivo in vergogna, umiliata di andarmene prima di loro. E fu così condotta all'istituto delle poverelle nel Bergamasco. Il nome aveva origine dal fatto che le suore dell'istituto si curavano di povere bambine minorate mentali. E i nazisti, con le loro teorie sulla razza, avevano scelto quell'istituto con l'idea di confinare le suore in un luogo ripugnante. Considerate quali soggetti pericolosi, dovevamo continuare la nostra punizione con persone su cui non potessimo esercitare la nostra insana influenza e nello stesso tempo patire molestie da quelle poveri infelici e dove non potevano influire sulle degenti ritenute incapaci. I nazisti nemmeno potevano immaginare che proprio quello sarebbe diventato invece un luogo di tenerezza e di profonda comunione e di gioiosa convivenza tra le suore e le bambine malate. Povere creature, bastava un sorriso, una carezza per affezionarsele. Scriverà suor Enrichetta nelle sue memorie: «I tedeschi, accecati dalle false dottrine neopagane e induriti di materialismo, non conoscono la dolcezza dello spirito né la bellezza della cristiana carità». Poi la casa ospitava oltre 50 novizie sfollate da Bergamo che facevano a gara per andare in chiesa a osservare Enrichetta, tanto che al momento della sua partenza vorranno consegnarle una lettera ricordo in cui le diranno: «Tutte abbiamo potuto vedere con quanto fervore stava in chiesina, inginocchiata, con le mani giunte, con lo sguardo al tabernacolo, quasi estasiata, e tutte ci siamo dette più volte come prega bene la Madre Superiora. Come ci piacerebbe saperla imitare». Così Enrichetta visse in quella casa fino al Natale del 1944 in maniera spiritualmente confortevole, a parte la paura di poter essere sempre riacciuffata dai nazisti, i quali appositamente non le avevano fatto firmare il registro di scarcerazione per tenerla sempre in soggezione. Poi poté trasferirsi a Brescia, nella casa provinciale di Torricella, dove il 7 maggio, su richiesta del Comitato Nazionale di Liberazione, venne prelevata da alcuni ex detenuti che la riportarono trionfalmente a San Vittore per reinsediarla nel suo ufficio di superiore. Il carcere intanto si era svuotato e nuovamente riempito. I perseguitati di prima erano stati liberati, i persecutori di prima erano stati incarcerati. La differenza più evidente era che l'odio era cresciuto. Le vendette erano anche troppo evidenti e meschine, tanto che non venivano incarcerati solo gerarchi fascisti e i loro collaboratori, ma un numero spropositato di donne accusate di collaborazionismo. Si festeggiava la liberazione, ma le suore annotavano con chiaroveggenza: si stava attraversando un'ora triste. L'odio, la vendetta,
avevano il sopravvento e i fratelli colpivano i fratelli e una fiumana di donne veniva portata a San Vittore con l'accusa di essere fasciste e di aver cooperato a danno di tanti politici e la capienza della casa non bastava più. Le donne affluivano continuamente e si dovettero aumentare le due suore per il servizio giornaliero, ma quante difficoltà, pericoli. C'erano ammassati circa 5.000 prigionieri politici e 400 donne, fino a 9 per cella e ne erano previste 3. E i detenuti morivano di fame e di freddo. Senza l'aiuto del cardinale non sarebbe stato possibile nemmeno garantire il nutrimento. Inoltre, le cosiddette guardie partigiane che avevano sostituito quelle naziste non si comportavano certo con più umanità e avevano instaurato anch'esse un regime di terrore. Scriveva Enrichetta alla sua superiora provinciale: la nostra disgraziata casa è diventata una bolgia per l'indisciplinatezza, il disordine, l'immoralità, i tentativi di evasione, di sommosse interne. Tutte le serrature sono rotte, i detenuti e le detenute sono fuori delle celle tutti i giorni e parte della notte. La notte che è tanto pericolosa restiamo noi sole, chiuse dentro, sole con la Madonna che dalla grotta del nostro giardino veglia su di noi e sulla casa tristissima, finora ci ha protette. Così era cresciuta la violenza anche all'interno della prigione dove si succedevano rivolte e devastazioni. Nel 1946, durante la rivolta capeggiata da una banda armata, furono addirittura sopraffatte le guardie e occupato il carcere, e nelle celle delle suore le pallottole fischiavano, e entrando dalle finestre le poverine dormivano su materassi stesi per terra infestati da cimici. Suor Enrichetta continuò ad essere ribelle per amore. Non aveva mai lavorato per un partito, per una causa, ma per la dignità della persona umana. E perciò il suo atteggiamento non cambiò in nulla, se non nel fatto che ora aveva altre storie da ascoltare, altre ferite da curare, altri modi e mezzi di portare soccorso, altri legami da riannodare. Si trovò così ad opporsi duramente allo stesso direttore del carcere, al quale piaceva fare economia con la pelle e la borsa altrui, soprattutto sfruttando le suore senza nulla concedere. Continuò a essere l'angelo e la mamma di San Vittore per altri 5 anni, a fermarla. Fu una caduta accidentale in Piazza Duomo. Poi si manifestarono una seria malattia al fegato e una grave sofferenza al cuore. Il direttore del carcere cercò subito di farla sostituire, ma ad opporsi fu il sindaco della città, che, così si legge dal carteggio, ha sempre considerato questa suora come una delle migliori cittadine di Milano. Visse la sua lunga agonia pregando e offrendo le sue ultime pene per i suoi carcerati. Alle consorelle diceva che dopo morte preferiva essere ricordata con il Gloria piuttosto che con il Requiem, ma chiedeva anche di non ricevere troppe visite perché diceva: ho bisogno di raccogliermi, devo fare il viaggio. E quando le portarono gli ultimi sacramenti confidò: non pensavo che fosse così dolce morire. A commentare la bellezza della sua vita fu una fila interminabile di detenute che a due sfilarono davanti alla sua salma per baciarle la mano mentre si trasmettevano l'una all'altra la stessa convinzione: è morta una santa, è morta una santa. Nel 1985 sarà il cardinale Martini ad assegnarle una medaglia d'oro alla memoria per l'opera svolta testuale negli anni di guerra di liberazione, attuando quella ribellione per amore che riscattò l'uomo da menzogna, viltà e paura. Suor Enrichetta Alfieri è stata proclamata beata il 26 giugno 2011. A lei possono applicarsi integralmente le parole che Benedetto XVI ci ha lasciato nell'enciclica Deus Caritas Est, il programma del buon cristiano. Il programma del buon samaritano, il programma di Gesù, è un cuore che vede. Questo cuore vede dove c'è bisogno d'amore e agisce in modo conseguente. Fu questa la caratteristica della beata Enrichetta Alfieri. Negli androni tristi e scuri del carcere di San Vittore, fin dentro centinaia di celle sbarrate, fino nei sotterranei più orribili e nelle coscienze più accecate, il suo cuore seppe guardare, facendovi penetrare almeno una scintilla di bontà.